Rimini è la meta più desiderata dell'estate 2018, seguita da Riccione, Cesenatico e Bellaria. Gli hotel della Perla Verde registrano però un aumento del 20% nelle richieste degli utenti rispetto all'anno scorso. Il motivo del successo? Qualità dei servizi, maggiore attenzione alle esigenze dei clienti e una certa ritrosia alla svalutazione dei prezzi in hotel, nonostante l'emergere sempre più marcato di nuove modalità di soggiorno. Gli alberghi Riviera hanno ancora un buon appeal, specialmente con la possibilità di prenotare pacchetti all inclusive che permettono alle famiglie di godersi la vacanza al mare senza pensieri. A cambiare non sono solo le modalità di soggiorno, afferma Lucio Bonini, titolare della web agency riminese Info Alberghi. Cambiano i periodi caldi, agosto tiene ma luglio è poco frequentato, lasciano ben sperare le richieste di prenotazione per le prime due settimane di settembre. Un'altra novità riguarda i turisti, con l'aumento degli italiani con origini di altra nazionalità che scelgono la Riviera per le loro vacanze. Secondo i dati raccolti e analizzati dall'osservatorio statistico di Info Alberghi, Rimini a guidare la classifica delle località più gettonate della Riviera Romagnola per l'estate 2018, l'analisi delle mail inviate attraverso il portale infoalberghi.com agli hotel dal 1 gennaio al 20 agosto 2018, con richieste di preventivi per i mesi di giugno, luglio e agosto, vede Rimini in testa, seguita da Riccione, Cesenatico, Bellaria e Cattolica. Siamo testimoni di un'epoca di grande cambiamento del turismo in Riviera, dove continuare ad abbassare i prezzi non solo non basta ad attirare i turisti, ma anzi è controproducente, commenta Lucio Bonini, perché spinge i clienti a pretendere di più un prezzo sempre più basso. Riqualificare e innovare devono essere le tendenze di questo tempo per un'offerta turistica che non vada svalutandosi nel tempo.